sono passato Sudan, dopo Sudan passato deserto, arrivato in Libia, preso parte. La spiaggia era molto pericolosa, deserto, senza cibo, senza acqua, siamo 8 giorni, notte e giorno siamo, sempre camminiamo, su un camion 35 persone. Ti trattavano molto male quando siamo arrivati a Kufra, Libia. Mi hanno messo una casa, un palazzo. Ti dicono dammi dollaro, chiami i tuoi fratelli, ti mandano soldi, se no ti ammazziamo. Avevo quasi 2000 qualcosa, con mia moglie siamo, non sono io. Abbiamo pagato quasi tutto, dollari, per testa 1000. Sì, ma non è pagato subito 1000, avevamo pagato 200, dopo 300. Quando siamo arrivati qua a Kufra, quelli che abbiamo in tasca hanno preso per forse. Ancora mi hanno venduto, hanno chiamato qualche persona, i miei paesani. Questi qua non hanno soldi, se vuoi comprare, sì. Quanto costa? 250, 250 dollari. Comprano persone per guadagnare. Da Kufra ti comprano quelli che abitano Bengasi. Comprano da Kufra. E mi hanno comprato, sì. Da Bengasi ti mandano ancora a Tripoli. Ti dicono, ti portano a casa loro, chiami tuo parente. Mandano soldi, se non mandi soldi, senza mangiare, senza acqua, rimani sempre con loro. Abbiamo chiamato amici a Tripoli, quelli che erano, mi hanno mandato soldi, abbiamo pagato, sono usciti. Non è Etiopia, è Libia, noi siamo in Bengasi, da Bengasi abbiamo chiamato Tripoli, mi hanno aiutato qualche soldi e siamo usciti. 300 dinari. 8 giorni di deserto, dopo abbiamo ancora 2 settimane in Bengasi, siamo arrivati quasi un mese, siamo arrivati a Bengasi, Tripoli. Sì, Tripoli c'è lavoro, c'è tutto, c'è a casa affitti con 200 dollari. C'è tutto, non ti manca niente, però ti manca libertà lì. Libici giovani molto pericolosi, ti chiedono soldi, non ce l'hai libertà per andare in mare, ti lanciano sasso. Sì, non ce la fai andare con bambini giardini, molto ti trattavano male. Quindi abbiamo deciso di andare. Lampedusa, sì. Anche lì siamo quasi 21 giorni in una casa dove ti raccogliono per ti mandare Italia. Lì ma una cosa terribile, mamma mia. Un bagno, ci sono un sacco di gente, una casa, paura di polizia, se ti arrivano ti mettono in galera. Non parli, non chiedi niente, ti dicono domani ti mandiamo, dopodomani ti mandiamo, ti mettono lì. Sì, qualche volta ti portano, sì. Biscotto, latte, qualcosa. Era molto pericoloso, quando penso a quella cosa non è una cosa bella, molto brutta. Sopra di questo tutto. Siamo partiti alle 4 di notte, abbiamo preso barca, gommone, siamo 81 persone. Siamo camminati tutta la giornata, bene, era un capitano, era bravo, guidava bene. Quando arriva notte, lui ha cambiato sua testa, non voleva guidare. Il problema lui
mi hanno detto anche che prima aveva fatto questo problema. Quando arriva prima di internazionale acqua, lui gira in Tunisia, va a Tunisia, vende questa barca e niente, ancora torna in Libia. Lui ha imparato questo problema, quindi lui non voleva guidare, noi abbiamo chiamato ancora in Libia, quello che ha detto: buttate via questa capitano, guidate voi. E lui diceva: noi nessuno non guida, come facciamo? Lui ha spento il motore, è addormentato, alzato mattina, tutta la notte, ma era, meno male, l'acqua non era mossa, l'acqua era calma, quindi non è successo niente, mattina è alzato, tirato molto, siamo camminati. Dopo, non so, mezzogiorno abbiamo visto l'elicottero, girava, siamo contenti.